Milano è il contesto in cui vogliamo inserire il progetto Santoni Edited By. Dopo la prima stagione in cui abbiamo dedicato il primo libro a Milano come città in senso ovvio, nel suo ritratto, la seconda stagione trova Milano ritratta in una maniera più intima, dentro una casa storica di Milano, di uno degli architetti più rappresentativi di Milano. I marmi di Portaluppi, architetto milanese per eccellenza, quindi rappresentano nel libro l'immagine della città e la sua ricchezza di riferimenti e di connessioni al passato, che però poi hanno una risposta nel presente in una maniera così importante. L'idea del libro per accompagnare la collezione Edited by Marco Zanini è nata principalmente dalle caratteristiche stesse della collezione, che non si presenta come una collezione completa ma come un editing di capi. Il progetto affrontato insieme a Marco fin dall'inizio è stato quello di creare quindi un ambiente non reale ma culturale intorno alla collezione che ne amplificasse i valori ancorandoli a qualcosa di solido. Questo titolo riassume un po' il senso di tutto il progetto, perché è un viaggio di tre menti, quella di Marco Cendron, Marco Zanini e la mia, il viaggio dei marmi che sono finiti dal Foro Romano a Milano alle pagine di un volume di moda, ed è anche un trip nel senso traslato del termine come viaggio psichedelico. Fare moda significa lavorare in concerto, e questo lavoro è proprio un lavoro corale di tanti talenti e di tante figure, a partire dagli artigiani di Santoni, l'art direction di Marco Cendron, le parole di Angelo Flaccavento e la collezione che ho disegnato.